Tanti cittadini, ma anche molti bambini delle scuole pescaresi hanno fatto da contorno questa mattina al battesimo del Ponte Flaiano da parte del ministro Graziano Del Rio, che al fianco del presidente della Giunta Luciano D'Alfonso ha confermato la grande attenzione del governo nazionale per le infrastrutture regionali. Sì, una bellissima giornata per Pescara, complimenti al sindaco, al presidente della regione, a tutti coloro che hanno lavorato per questo progetto che unisce due pezzi di città, le rende più bella, più fruibile e anche più sostenibile con le ciclabili, quindi molto bene. Un investimento sulla qualità di vita della nostra città molto importante. Beh, abbiamo lavorato col presidente D'Alfonso in maniera molto intensa in questo anno e mezzo e abbiamo fatto quindi un programma di sviluppo delle infrastrutture affrontando tutti i nodi dalla 16 fino alla 17 a tutte le alla Civitaluparella e quindi abbiamo messo in fila tutte le robe, compreso lo sviluppo dell'aeroporto, compreso lo sviluppo dei porti, come ho sempre detto con Luciano che stimo e apprezzo, la nostra programmazione accompagnata dalle risorse giuste avrebbe cambiato il volto dell'Abruzzo e credo che i cantieri che stanno per iniziare, le aggiudicazioni che stiamo per fare dimostrino che abbiamo seguito la strada giusta, quella di pianificare, di programmare, di mettere le risorse, adesso davvero i cantieri possono partire. Il 23 di giugno, come sa bene il ministro, apriamo le buste per la Fondo Valle Sangro, 190 milioni di euro più 30 attesi da 40 anni. Io ringrazio molto il ministro Del Rio, Graziano, ringrazio il nuovo corso di ANAS e ringrazio anche l'atteggiamento responsabile degli enti locali. Un grande grazie anche a Fiat Sevel che ha atteso, aspettato, senza abbandonare l'Abruzzo e adesso dopo 40 anni di aspettativa finalmente ci siamo.